con questi ragionamenti se noi siamo, risolto il problema. Okay. Ma noi siamo, bene, siamo arrivati, cioè, se siamo arrivati a questa, mediazione mediatica che c'è intorno a noi, semplicemente perché adesso... Questa serve. Ecco, questa serve. Serve, ma perché adesso ci sono le politiche, ci sono le politiche di mezzo. Ma prima o poi si andrà in fondo a queste cose qua. Cioè, dobbiamo metterci in testa che voi politici, che ci mettete la faccia, dovete risolvere il problema per l'Italia, perché noi adesso siamo diventati un caso nazionale e adesso voi ci dovete mettere la faccia per l'Italia, per tutti gli altri che sono nella nostra situazione, e nessuno ne parla, ma anche per quel Cristo che domani si alza e perde il posto di lavoro. Ma sta cazzo di economia la vogliamo fare andare avanti col lavoro? La priorità è il lavoro. Se non si mette a posto il lavoro, puoi parlare e dire, cioè i nostri politici in questo momento, ma quante cose ci stanno promettendo? Ma noi non vogliamo tutte queste stronzate, non le vogliamo. Noi vogliamo le cose concrete. A lei ci crede le aziende che si potrebbero interessare qua? Ma lei ci crede? Sinceramente, le aziende sì? Sì, se ci sono. Allora, intanto, no, ci crede, io anche io per rispondere, ma non, no, ovviamente non serve a niente quello che vi sto dicendo in questo momento. Se sono qua è perché intanto ci metti la faccia, ce l'ho messa prima perché era un mio compito questo. In questo momento. Siamo qua per questo. No, cioè, ma non ve ne fate niente di quello che ho appena detto, ne sono consapevole, però insomma mi sembra giusto per la correttezza delle cose. Io credo che noi siamo arrivati al limite della sopportazione. Come paese, come sistema paese, rispetto al fatto che imprese, aziende multinazionali arrivano, fanno la spesa e se ne vanno. Però e dobbiamo, quello che si deve fare è identificare degli strumenti che ce li può dare solo in questo caso la comunità europea per fermare questa cosa. Perché e difatti noi dovremmo essere un esempio. Perché quando sarà ora? Il comita è la stessa cosa. Quando sarà ora? Mi alzerò le maniche e andrò a fare il precariato. Aspetta, però posso dirvi ancora un'altra cosa rispetto alle aziende che potrebbero arrivare qui? Io potrei strumentalmente dirvi tranquilli, arrivano 7-8 aziende. Allora, le trattative con nuove aziende che possono insediarsi qui dentro sono trattative delicate e complicate. Fino a quando qualcuno tenta di fare uscire i nomi e tenta di, come dire, speculare su questa vicenda, noi non arriveremo mai a una chiusura di un accordo. Quindi da questo punto di vista bisogna che i riflettori si spengano e la trattativa vada avanti. Ma questo lo dico, è giusto. Come dire, però visto che abbiamo le televisioni, i capannoni ce n'è ancora se non si usano quelli dell'embraco. Ma immagino. Più che altro, non bisogna stare nelle carriere. Voi visto che vi ringraziamo e ci avete messo la faccia. No, più che altro. Che sia un esempio per le altre multinazionali, lo è, perché lo è. Sennò facciamo solo una figura di lo deve diventare e ovviamente tutti, ma tutti facciamo proprio una mega figura perché ormai politici, lo dico tutti. Cioè, neanche l'Ilva di Taranto se n'è parlata così con 15.000 dipendenti, ma noi siamo rimasti quattro gatti, però questo adesso è diventato un caso nazionale e questo caso nazionale lo dobbiamo chiudere e gli dobbiamo fare un culo così a questi semplicemente perché dovete dare un futuro alle altre multinazionali con tutti gli operai che ci lavorano dentro. Dovete dare una sicurezza e una stabilità a questo popolo italiano. Adesso la ringrazio e chiudo. Non voglio essere strumentale. No, ma delle cose. La ringrazio. Mi piace essere...